Il sangue scorre sempre più veloce e ad aprile la polizia irrompe nella casa di Sammy Devenny, un uomo di 42 anni che non ha mai partecipato ad alcuna iniziativa politica. È un becchino, una persona tranquilla, con 9 figli. Quando la polizia entra nella sua casa, lui e gli altri familiari vengono pestati a sangue con il manganello. Anche le sue 2 figlie adolescenti vengono picchiate, ma è Sammy ad avere la peggio. Morirà in ospedale dopo 3 mesi di agonia. Il motivo del massacro? La polizia stava inseguendo dei ragazzi che avevano partecipato a una manifestazione vicino alla sua casa, ma avendo perso le loro tracce proprio davanti alla porta sul retro, decisero di entrare. Una volta dentro, non si chiesero chi avevano di fronte, si sfogarono massacrando qualunque cosa si trovasse a portata di tiro.